Come tengo traccia dei miei portafogli? In questo video a grandissima richiesta ti mostro esattamente come mi muovo per tenere traccia di tutti i miei portafogli in tempo reale. Utilizzerò per farlo Yahoo Finance, quindi ti mostrerò un tutorial completo di come tracciare i propri portafogli su Yahoo Finance. Quindi andiamo subito nel nostro tutorial. Ti avviso, sarà un pochino tecnico, ma nulla di complesso. Questa è la panoramica di Yahoo Finance appena lo apri, ci sono un sacco di notizie. È proprio come fosse un editoriale pieno zeppo di notizie, news dei mercati, quindi c'è veramente di tutto. Una volta creati i nostri portafogli, li potremo poi tenere lateralmente qui. Quindi qua vedremo quanto abbiamo, vediamo tutta una serie di cose importanti. Andiamo però direttamente a vedere come creare i nostri portafogli. Prima cosa, clicco qua in alto il mio portafoglio. I portafogli di Yahoo Finance sono estremamente interessanti. Forse un pochino complessi da sistemare, ma neanche troppo. Comunque ora ti mostro tutto. La cosa interessante è che tu puoi avere una visione totale del tuo portafoglio e contemporaneamente creare però più allocazioni, più portafogli. Infatti, quello che ho fatto io, in questo caso quello che vedi qua è il portafoglio didattico globale. Che cos'è il portafoglio didattico? Beh, per chi mi segue da un po' sul canale lo sa, se sei nuovo, ho creato dei portafogli che vado via via ad alimentare, alcuni più piccoli, altri un po' più grossi. L'obiettivo è quello di portare didatticamente, di analizzare insieme, strutturare insieme dei portafogli più o meno speculativi in diversi ambiti. Quindi all'interno di questo portafoglio che cosa ho messo? Ho messo un portafoglio didattico di Nexo, quindi lato cripto, esattamente come Uodler e come Pionex. Quindi qua abbiamo dei portafogli cripto. Qua abbiamo dei portafogli prevalentemente azionari, metalli e ETF. E questa è proprio la prima funzione interessante di Yahoo Finance, cioè creare diversi portafogli che posso monitorare nel loro singolo e poi complessivamente appunto insieme a tutti gli altri. Quindi questo qua non è il mio portafoglio di investimento, è un portafoglio gioco, un portafoglio didattico, ho deciso di investirci un pochino, penso di portarlo nel tempo questo portafoglio intorno ai 20.000 euro più o meno che vado a caricare di volta in volta facendo dei DCA sostanzialmente e quindi non è un portafoglio enorme, è un portafoglio relativamente alla portata di tutti. Come vedi al suo interno ho inserito un portafoglio didattico di Bitpanda da 350 dollari, aggiungerò un 200-300 dollari adesso in questi giorni, poi un portafoglio di Trade Republic da 3.000 dollari, un portafoglio di Pionex da 5.000, uno da 1.700, uno da 6.000. Quindi come vedi ognuno di questi portafogli ha una cifra diversa, ce ne sono alcuni come questo qua piccolini, altri leggermente più grossi, altri un bel po' più pesanti e altri medi. Quindi ho voluto creare diversi portafogli, ognuno di questi presenta delle soluzioni specifiche per cercare di colpire un po' tutti i portafogli. Per esempio su Bitpanda ho deciso di fare un portafoglio didattico che sia relativamente semplice da lanciare anche con pochi capitali, ma ben diversificato, un portafoglio completo. Ed è proprio questo l'obiettivo che mi sono posto con questi portafogli didattici, creare diverse soluzioni divise per quantità di denaro, in modo che ognuno poi possa spiluccare, prendere un po' di qua, un po' di là e costruirsi un proprio portafoglio. Non importa da quanto si parte, l'importante è partire, come dico sempre. Comunque, al di là di questo, ovviamente ti lascio qua sotto tutti i link di Bitpanda, Trade Republic, tutti quelli che citeremo in questo video. In particolare ti voglio mostrare uno, come creare un portafoglio. Per creare un portafoglio clicco qua, crea nuovo portafoglio. A questo punto due opzioni. La prima, importare con un CSV. L'ho provato con Pionex, l'ho provato con diversi portafogli crypto, quindi exchange sostanzialmente. Ho importato i CSV, non c'è stato nulla da fare, non è riuscito a riconoscerli e si è impallato. Ho provato con Trade Republic, di nuovo, ho provato con Bitpanda, ancora una volta non ha funzionato, quindi questa mi sa che è una funzione un po' farlocca, non ha funzionato, o comunque probabilmente bisogna prendere il foglio di calcolo e settarlo, impostarlo come vogliono loro. Quindi questa impostazione qua è molto difficile applicarla, prova, ma è molto difficile. Il motivo per cui ci sto mettendo un po' ad aggiornare questo portafoglio è perché sto facendo tutto a mano. Crea manualmente, quindi io posso cliccare a questo punto, crea manualmente, continua. Gli metterò il nome del portafoglio, qua scrivere il nome, aggiungi al portafoglio titoli totale. Se io non spunto questa casella, qua nel mio bilancio non vedrò quel portafoglio. Se la spunto invece la vedrò nel bilancio totale. Non ti preoccupare se ti dimentichi di spuntarla, puoi farlo in un secondo momento, non ci sono problemi.
la valuta del portafoglio. Qui puoi scegliere in che valuta mostrare il portafoglio. In questo caso io qua ho euro perché su Trade Republic ho tutto in euro, però in realtà Nexo, Uodler e così via sono tutti in dollari. Infatti, come si intravede qua sotto, c'è scritto USD. Sono tutti in dollari, però il controvalore totale te lo dà in euro, ti fa una sorta di conversione lui al valore attuale, quindi va bene, ci sta. Scegli tu che cosa utilizzare. Io tendenzialmente su alcuni miei portafogli personali utilizzo il dollaro perché la maggior parte sono magari in cripto o investimenti in dollari, quindi lascio dollari. In questo caso, visto che è un portafoglio che sto mostrando didatticamente in Italia, ho lasciato euro semplicemente. Una cosa importante, tu potrai aggiungere poi la liquidità all'interno del portafoglio, quindi puoi decidere in ogni caso di aggiungere liquidità in euro, anche se il controvalore è in dollari. Attenzione, ti mostrerà poi il controvalore in dollari, ma poco cambia. Poi, altre funzionalità, abbiamo la gestione della liquidità, questa puoi decidere tu se attivarla o disattivarla. Qua ti spiega che cosa comporta, acquisti e vendi con la liquidità disponibile. Oppure deposita i pagamenti dei dividendi nella tua liquidità. Se tu l'attivi, lui ti andrà a fare questo tipo di cose. Ogni volta che tiriamo dei dividendi, ti vengono in automatico depositate all'interno della liquidità disponibile. Ad esempio, su Trade Republic mi arrivano i dividendi dalle azioni. Bene, me li andrebbe a depositare in questo caso nella mia liquidità. E quando faccio degli acquisti, se ho intenzione di acquistare con i saldi, il denaro che ho all'interno di questi portafogli, allora conviene cliccare acquista e vendi con la liquidità disponibile, quindi attivare questa gestione qui, perché così in automatico va a utilizzare la liquidità. Poi dipende chiaramente da come vogliamo strutturare il tutto. Ad esempio, nei portafogli cripto io ho inserito USDT a parte. Perché? Perché nel caso del peggasse o qualsiasi cosa io posso vederlo subito, anziché utilizzarlo quindi come liquidità, perché di fatto USDT, USDC, se hai delle stablecoin sono liquidità. Però non possiamo chiamarli euro-dollaro. Può succedere che delle volte depeghino, come è successo l'anno scorso a USDC. Allora io voglio poter vedere immediatamente, accorgermene e quindi l'ho trattata come una cripto. L'ho inserita nel portafoglio come una cripto piuttosto che come liquidità. Ma tra poco ti mostro cosa voglio dire. Torniamo a noi, una volta creato il nostro portafoglio, ce lo vedremo qua e dovremo solo riempirlo. Ora, in questo caso, io ho Trade Republic aperto, vedo se non è uscito, è uscito, quindi rientro. Devo andare a recuperarmi le transazioni, quindi ti mostrerò come inserire transazioni qua nel portafoglio di Trade Republic, proprio perché devo farlo, quindi ti mostrerò esattamente come funziona. Allora, una volta aperto il nostro portafoglio, qui il mio è già pieno perché non l'ho creato da zero, però sappi che nel tuo caso sarà tutto a zero. Ma ora ti mostro chiaramente come riempirlo. Intanto qua vado a scorrere giù. Dove devo arrivare? Anzi, partiamo proprio dalla liquidità, visto che mi sono arrivati proprio questo mese 6,05 dollari. Che cosa sono? Sono gli interessi maturati dal mio conto deposito su Trade Republic. Mi ha maturato 6,05 dollari. Quindi io vado qui. Che cosa avrò? Avrò innanzitutto un riepilogo. Nel riepilogo mi mostra tutti gli asset, azioni, ETF in questo caso, che ho all'interno del portafoglio, come stanno andando. Tutte le performance, quindi tutto quello che serve. Nel mio portafoglio titoli, quindi cliccando qua, io posso andare ad aggiungere simbolo. Cosa vuol dire? Aggiungere l'azione, l'ETF, la cripto, quello che è. Tu cliccherai qui, lo cercherai e lo inserirai. Anzi, guarda, qua ne ho inserito uno vuoto, lo chiudo, cioè lo elimino e lo reinseriamo insieme così ti faccio vedere come funziona. In fondo, se scorri tutto, troverai la tua liquidità. Eccolo qua. Portafoglio titoli in liquidità. Totale 2614, penso sia corretto, poi comunque vado a vederlo. Cliccando qua sotto, tu vedrai ovviamente 0, puoi andare a gestirti la liquidità. Io che cosa ho messo qua? Ho messo tutti i depositi. Un deposito in contanti di 1000 dollari avevo messo, poi un secondo deposito a settembre di altri 1000 dollari e poi gli utili. Questi qua sono gli interessi maturati, 4,35, 4,40, 4,19, io posso andare ad aggiungerli. Clicca qui. Per aggiungere la tua liquidità di cassa. Quindi io clicco aggiungi liquidità di cassa. Che cosa posso fare? Cliccando qua mi dà le varie opzioni. Allora, abbiamo, ingrandisco, deposito contanti, prelievo contanti, utile, tariffa. Quindi se io vado a caricare il conto, metterò deposito contanti. Se vado a prelevare, a togliere fondi dal conto, oppure utilizzo la carta, per esempio i Trade Republic per pagare, spunterò prelievo di contanti.
Se invece ho generato degli interessi, metterò utile, come in questo caso, tariffa se ho pagato delle tariffe, delle commissioni di gestione conto, non lo so, dipende poi dove ognuno ha i propri fondi. In questo caso ho generato un utile. Quando ho generato l'utile, andiamo a mettere una data che dovrebbe essere, boh, cliccando qua sui dettagli me lo fa vedere, eccolo qua, il 1° novembre, quindi io li metto oggi, io sto registrando oggi 1° novembre, tac. Importo totale, quanto guadagnato? Guadagnato, vediamo se lo posso copiare da qua, 6 dollari, 6 euro anzi, e 0,5. Quindi faccio così, seleziono la valuta, quello che dicevo prima, tu puoi selezionarti la valuta, mettiamo euro e facciamo salva. Adesso ecco qua, la liquidità nel portafoglio ovviamente è aumentata. Ora io qua forse non avevo attivato i dividendi automatici, cioè la gestione attiva della liquidità come ho detto prima. Quindi voglio vedere se, eccolo qua infatti il saldo, questo è il portafoglio euro, il saldo qua è 2076 mentre a me qua di liquidità mostra 2620. Perché? Perché ho fatto degli acquisti. Infatti qua adesso andremo ad aggiungere, ci sono un sacco di acquisti che non ho registrato. L'ultimo acquisto l'ho registrato, andiamo su. Qui che era il 2 di agosto, quindi adesso andremo ad inserirlo manualmente tutti i vari step. Ovviamente non ti mostro qua mentre li inserisco tutti, ma a scopo didattico ti mostro come funziona. Cosa importante, vediamo, prendiamo qualcosa che dovrebbe avermi dato, forse lui mi ha dato i dividendi. Vediamo prima con EA, questa Electronic Arts. No, ha dato dividendi, perfetto. La cosa veramente figa di Yahoo Finance è che nel momento in cui tu inserisci l'azione, lui ti fa il calcolo in automatico dei dividendi che ricevi man mano che li ricevi e quindi non devi stare lì a vedere esattamente quanti dividendi hai prodotto, niente, è tutto calcolato automaticamente da Yahoo Finance. Inoltre c'è praticamente di tutto. Ho inserito anche per gioco delle meme coin sconosciute che nessuno conosce. E le ho trovate, quindi è un database incredibile con Yahoo Finance ed è uno strumento incredibile. L'unica pecca è che non ti mostra bene come è strutturato il portafoglio lato cripto o quantità totale di asset. Esempio, su Bitpanda compro l'SP500, lo compro anche su Trade Republic, non mi fa la somma dicendomi guarda che hai in totale, che ne so, un'azione di qua, un'azione di là, quindi due azioni SP500. Ecco perché in un prossimo video magari vedremo come esportare, devo ancora provare, quindi non ho idea se si possa fare, penso di sì. Esportare i dati da qua, caricarli su un Excel in modo da vedere in modo dinamico proprio il nostro portafoglio, classico grafico a torta, strutturato per vedere quanto siamo esposti su che cosa, in che termini percentuali. Comunque, al di là di questo, ti mostro come si vede, no, l'azione. Io qua, innanzitutto, ti mostra lo stato aperto, cosa vuol dire? Che non ho venduto ancora nulla, quindi sono tutte aperte, la quantità di azioni in mio possesso. L'ultimo prezzo, quindi il prezzo attuale, il mio costo medio, per esempio, Electronic Arts ha attualmente un costo medio di 130 dollari ed è scambiata a 150 dollari. Il costo totale ho pagato 4,60 euro, il valore di mercato attuale di 5,32 euro, reddito totale da dividendi mi ha generato questi dividendi qua. Poi mi dice il guadagno di oggi, il guadagno totale non realizzato perché non ho ancora venduto e il rendimento complessivo in termini percentuali da dividendi, come vedi qua, questi qua sono i dividendi. Quindi è veramente molto semplice, molto ben fatto e facile da comprendere perché è tutto lì chiaro. Nel momento in cui io clicco sull'azione, che cosa ho? Ho tre voci: uno, transazioni, lotte azionari, dividendi. Nelle transazioni io posso cliccare aggiungi transazione per aggiungere delle transazioni. Quindi io qua vado a dirgli che tipo di transazione voglio fare, ma te lo mostro tra poco perché ne aggiungiamo qualcuno insieme. Lotti azionari mi mostra quanto ho comprato, quanti lotti azionari ho comprato. Chiama lotti azionari, ma anche ETF sono sempre lotti azionari. Anche se aggiungi cripto, si chiama sempre lotti azionari. Cioè, è sempre chiamato così numero di azioni, numero di partecipazioni, ma comunque il succo è quello. Cioè, non è che cambia se inserisci Bitcoin, ti dice quanti token hai comprato. No, rimane sempre uguale. Ti dice la quantità, il costo. Il costo totale, quindi in termini monetari, il valore attuale di mercato, poi quanto sei in profitto con ciascuno. Tipo il mio acquisto il 17 giugno 2024 è attualmente a un più 18%, quello del 2 luglio
a un 17 e così via. Molto molto semplice e facile. Poi abbiamo la sezione dividendi. Qui possiamo vedere, oltre a vederli chiaramente nella schermata iniziale, li vediamo anche qua i dividendi. E qua possiamo vedere quanto ci ha dato quando. Quindi anche questo è molto molto utile. Andiamo a questo punto a inserire i simboli, i nostri simboli. Quindi, allora, l'ultimo era di agosto. Eccolo qua, del 2 agosto. Quindi io lo apro e vado a vedere. Ora, io facevo prima due acquisti al mese, uno a inizio mese, uno a metà mese, per ogni singola azione. Quindi è un macello, c'è veramente un sacco di roba. Ora ne faccio una al mese, un po' più grossa, perché così non devo stare a segnare troppa roba perché c'era da impazzire ed è molto più semplice e molto più comodo. Si può fare anche una cosa. Io in questo caso sto tracciando bene tutto, inserendo ogni singolo ordine per monitorare bene i prezzi medi d'acquisto e queste cose qui. Per tanti altri portafogli, tipo quello cripto, dove ho fatto magari 200 operazioni ed è una follia andare a prendere tutto, ho messo semplicemente l'acquisto attuale. Cosa significa? Io guardo Kroger, vado a vedere in totale quanto ho di Kroger, ipotizziamo un'azione, ne faccio una unica come se l'avessi fatta oggi con il valore totale di azioni che ho. Questo mi va a sfalsare le percentuali, perché se domani scende di un 10%, io vedo qua che sono in perdita del 10%. In realtà magari avevo comprato quando era sotto del 20%, quindi sarei in profitto. Però non mi interessa, mi interessava vedere in termini quantitativi e alcuni portafogli all'interno qua del portafoglio didattico ti annuncio già che sono stati costruiti così perché sennò c'era da impazzire. Sto cercando di fare in modo più attendibile possibile questo qua di Trade Republic, segnando tutto bene perché mi interessa bene monitorare come si stanno muovendo ognuna di queste azioni. E quindi sto facendo tutto in modo estremamente preciso. Ora andiamo a recuperarci la nostra Kroger. A me basta cliccare aggiungi simbolo, cerco Kroger e voilà, me ne escono diverse. Quale scegliere? Allora, due metodi. Il primo è andare a vedere da dove ho acquistato l'esecuzione e nell'ordine di esecuzione io vado a trovare per forza di cose l'ISIN, quindi te lo vado a mostrare. Eccolo qua. Ora, questo qui potrebbe essere un po' diverso rispetto agli altri, cioè se io adesso lo prendo e lo inserisco qua, ti farò vedere che mi va a dare un prezzo diverso. Io metto l'ISIN, questo qui è perfetto. Ora cliccata però, che cosa noto? Noto che il prezzo di Kroger è attualmente 55,77, mentre su Trade Republic mi è scambiata a 51,09. Quindi si avvicina molto di più questo come prezzo rispetto che questo. Quindi non è mai preciso, alcune sì, altre no, quindi bisogna fare un po' attenzione. Quale scegliere quindi? Allora, tecnicamente questa dovrebbe essere l'azione corretta, perché l'ISIN è quello. Cosa cambia? Cioè, il succo è quando tu acquisti azioni o ETF, a seconda del mercato da cui acquisti, il market maker, ma comunque il mercato in generale, esempio acquisti dalla Germania, questa qui è un'azione statunitense, è diverso rispetto che acquistarla negli Stati Uniti. Hanno dei codici che sono diversi a seconda dei mercati, o comunque in alcuni casi sono gli stessi, in altri casi cambiano un pochino. Ora, in questo caso, inserire quell'ISIN là mi rimanda all'azione base, che è l'azione del Kroger statunitense con questo prezzo qua. Ora, potrebbe essere un po' sfalsato. In questo caso io preferisco acquistare, magari inserire questa in portafoglio perché è un prezzo più vicino rispetto al mio e quindi mi permette di tracciare in modo migliore. Ovviamente tu valuta bene a seconda dei casi come muoverti. Ti faccio vedere anche come rimuovere un portafoglio, basta andare sopra e cliccare così sulla destra. Ora andiamo a inserire le transazioni. Quindi andrò qua sotto e cliccherò aggiungi nuova transazione qui. Aggiungi transazione. E vado a scegliere che cosa. Le opzioni varie. Ancora una volta ingrandiamo e ti mostro quali sono le opzioni utilizzabili. Abbiamo ovviamente acquisti, quindi se io sto acquistando posso fare acquisti e acquisto e segno un acquisto. Se ho venduto faccio vendi. Se ho fatto una vendita allo scoperto, clicco ho shortato il mercato. Sì, perché se io sto facendo trading, io posso anche andare a utilizzare questa cosa qui. Quindi sto dicendo ho fatto uno short sul mercato. Posso inserirlo, per questo Yahoo Finance è veramente potentissimo da utilizzare.
E poi acquisto di copertura. Mi sono fatto un acquisto ad un certo prezzo, appunto un buy di copertura, piuttosto che lo posso inserire. Ora noi teniamoci sul base e inseriamoci il nostro acquisto. Una cosa importante, tu puoi utilizzare anche la vendita allo scoperto se stai facendo hedging o cose particolari, però lì è un campo per professionisti e lo lasciamo un attimo da parte. Allora, che cosa dovremmo compilare? La data di scambio. E quando cambio la data, mi cambia in automatico il prezzo andandomi a dare un range del prezzo in quel dato momento. Non è mai preciso, quindi lo possiamo anche andare noi a modificare e digitare manualmente. Ora andiamolo a vedere. Allora, il 2 agosto, ore 17:07, qui ovviamente non ti fa mettere l'ora, ti fa mettere solo il giorno. Abbiamo detto, io posso cliccare qua. Scegliere il mese agosto, il 2 di agosto. Titoli azionari, quanto ho comprato? Ho comprato, scorriamo giù questo numero di azioni e ora mi dà il prezzo 49,73. 49,38, come vedi è un po' diverso. Noi mettiamo il prezzo giusto, 49,73, e gli diamo l'ok. Possiamo anche inserire delle note, quindi ad esempio in alcuni ho messo questo qui è un acquisto di copertura o uno short di copertura e così, qua puoi scrivere quello che vuoi. Commissioni. Quanto hai pagato di commissioni? Ora, nel caso di Trade Republic, io sto acquistando a commissioni zero, quindi non metto commissioni perché, come vedi, la commissione è gratuita perché è un piano di accumulo. Quindi gli do OK e ho salvato la transazione. Ora mi mostrerà, come vedi qua, che cos'ho in transazione. Mi va a calcolare anche il dividendo perché nel frattempo Kroger da allora mi ha generato un dividendo. Poi ho fatto un altro acquisto di Kroger. E questa volta l'ho fatto, andiamola a vedere, abbiamo detto il 2 agosto, c'era poi il 16 se non sbaglio, eccolo qua, ho riacquistato il 16, quindi cosa faccio? Di nuovo aggiungi transazione, acquisti, quando? Agosto, il 16, quindi io clicco qua sopra, vado su agosto, clicco 16, quanto ho comprato? Ho comprato sempre più o meno lo stesso importo a 48,21 questa volta. Siamo vicini, io lo cambio comunque perché sono pignolo e clicco salva. E voilà, mi è andato a modificare la quantità di Kroger. Poi andiamo avanti. E io faccio così per ogni singola azione. Settembre, eccolo qua, il 2 settembre. Quindi di nuovo aggiungi transazioni, acquisti, questa volta è settembre il 2. Quanto ho comprato? Ho comprato questa quantità qui al prezzo di 48,29. Questi sono tutti piani d'accumulo, per quello sono tutti nello stesso periodo, gli stessi giorni. Allora abbiamo detto 48,29, vedi che c'è un leggero sfaso, salva. Poi quello successivo dovrebbe essere, no, forse li avevo già tolti e non c'è più il 16, vediamo. Perfetto, così ne registriamo ancora uno. Kroger, 2 ottobre. Questo è l'ultimo, aggiungi transazione, il 2 di ottobre, abbiamo preso a 51,54, quindi copio 51 e 54, salva transazione. Ecco qua, ora mi dice, guarda, la tua posizione su Kroger è attualmente, oggi a un meno 0,04 centesimi, quindi 0,72%, guadagno totale non realizzato questo e così via. Quindi mi va a dare uno specchietto completo. Io ho inserito la mia azione. Poi ci saranno i dividendi, ci sarà tutta questa bella roba qui che viene inserita e viene monitorata. Quindi come vedi è relativamente semplice inserire dati in portafoglio, monitorare tutto. Poi ovviamente se torno in il mio portafoglio, quindi torno indietro, mi farà vedere tutto aggiornato anche sul bilancio complessivo, quindi se utilizzo più portafogli mi va a aggiornare qua e poi qua invece lo storico preciso per quel portafoglio lì. Altra cosa interessante, qua sotto, come puoi vedere, mi mostra il guadagno perdita totale delle partecipazioni azionarie, quindi questo è il guadagno attualmente a totale, i pagamenti dei dividendi, quanto sono stati alti per ogni azione, il pagamento totale ricevuto, l'assegnazione degli attivi, quindi quanto abbiamo in cash, quanto abbiamo in equities. Quanto, e questo è sbagliato perché in equities in azioni ho circa un 900 dollari, però devo appunto aggiungerli su Trade Republic, gli ETF, il mutual funds e poi tutto il resto. Poi abbiamo
Settore tecnologia, 1,088% del portafoglio attualmente, sezione consumo siamo 1,064%, financial service 0,5%, comunicazioni 0,5%, insomma così via mi mostra tutti i vari dati, industrial, energy, basic material, healthcare, utilities, real estate e così via. Quindi molto molto comodo questo tipo di specchietto, come dicevo non mi dice nulla in lato cripto in modo più tecnico. Per esempio, o comunque qua mi fa vedere ogni singolo portafoglio, che è poi quello che abbiamo qui, e che cosa c'è dentro. Anche questo è molto comodo, una vista veloce, rapida. Altra cosa che si può fare è, a questo punto, per ogni singolo portafoglio, ad esempio, clicco, che ne so, questo qua, quindi ne facciamo vedere anche uno con delle cripto. Eccolo qua, come vedi, ho un riepilogo. Mostra tutto quello che ho, le cripto che ho in realtà, quindi è semplicissimo. Portafoglio titoli, tutto quello che ho dentro. Cosa importante, io posso da qua stamparlo, se voglio stamparlo, importare, esportare. Quindi se voglio esportarlo, per esempio, me lo fa esportare come CSV e quindi esportato come CSV posso poi probabilmente caricarlo su Excel. Quindi poi proverò questa funzionalità qua. Non l'ho ancora fatta, teoricamente non ci dovrebbero essere problemi. Poi, se io clicco su fondamentali, mi fa vedere i fondamentali in termini di volumi, capitalizzazione di mercato, in questo caso perché siamo sul portafoglio cripto, quindi è un po' meno completo, però se vado sul portafoglio, mettiamo Bitpanda per esempio, dove ci sono delle azioni metalli, se io vado nei fondamentali, ecco, vediamo che eccolo qua, abbiamo sempre queste cose qui, qualche stima EPS qua e là, il rendimento dei dividendi qua e là per gli ETF, questi qua sono ETF, poi in realtà ho anche delle cripto, magari il portafoglio di Trade Republic che è solo azioni ETF è un po' più pieno, facciamo fondamentali, eccolo qua, quindi mostra gli ultimi dividendi, le stime. Tutto, c'è veramente tutto, tutto quello che serve. In nuova vista ci permette di creare delle nuove viste, cioè modificarla. Se voglio aggiungere delle voci, posso aggiungerle, in modo che poi quando sono qua io vedo altre voci. Quindi è tutto interamente personalizzabile, customizzabile, molto, molto comodo. E poi abbiamo chiaramente quotazioni, panoramica mercato, possiamo andare a vedere tutto, ovviamente. Se io adesso vado, per esempio, mettiamo, che ne so, qua, Expedia. Se io vado su Expedia e clicco sul nome, cioè Expe, qua, che è il ticker, ecco qua mi apre anche la parte analitica. Quindi io poi vedrò il grafico, posso vedere come è andato negli ultimi 5 anni, nell'ultimo anno, posso vedere gli eventi principali, posso cambiare il tipo di grafico, posso vedere qua tutte le statistiche, i rendimenti, i dati finanziari. Analisi ricavi utili, utili per azioni, cioè c'è veramente tutto, tutto, tutto quello che serve per poter valutare anche l'azienda in sé, quindi dati finanziari, come puoi vedere, analisi, opzioni, grafico, statistiche, c'è tutto. È veramente molto, molto completo ed è uno strumento molto, molto completo, gratuito da utilizzare, motivo per cui secondo me è assolutamente consigliatissimo. Qua sotto chiaramente ti lascio il link per accedere a Yahoo Finance, ma basta che clicchi su Google Yahoo Finance, non ci sono referral o cose strane. È una piattaforma, quindi tu cerca Yahoo Finance, io per comunità ti lascio qua sotto il sito che è financeyahoo.com e da lì poi puoi gestirti assolutamente tutti i tuoi portafogli. Consiglio, come ho detto, esportarsi dati, portarli su un foglio di calcolo, anche solo quelli classici di Google Drive o offline, se lo vuoi su Excel, sul tuo computer, in modo da poter poi analizzare e costruire bene un tracciato. Lo faremo qui insieme in live in un prossimo video. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa, scrivila qua sotto, così andremo a creare magari un video, se serve, mirato. Ti lascio qua sotto anche i link per registrarti gratis a Bitpanda e Trade Republic, due broker che utilizzo. Nel caso di Trade Republic, una banca vera e propria e li utilizzo per investire ovviamente in azioni, ETF e così via. Per iscriverti ti basta cliccare qua, ti comparirà la mia facciona, cliccala sopra e ti potrai iscrivere e qua ti darò due video che potenzialmente possono tornarti utili, uno in cui parlo di Bitpanda
e uno in cui parlo di Trade Republic. Ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.